Cos'è un contatto alieno? Davvero esseri provenienti dallo spazio contatterebbero gli esseri umani? Spesso abbiamo parlato di contattismo, di contattati, ovvero di persone che sono state contattate dagli alieni, che hanno avuto degli incontri ravvicinati con gli alieni. Ovviamente queste persone, questi contattati, dicono che gli alieni vengono dai più diversi pianeti, da quelli più lontani a quelli più vicini, e spesso ci dicono che gli alieni, per qualche motivo, vengono per avvertirci, per salvarci da noi stessi. Quindi saremmo noi stessi la causa del nostro male e della nostra mancata crescita, della nostra mancata evoluzione. Ora, uno dei più famosi contattati dell'ultimo decennio è sicuramente il dottor Roy Fakepearl. Roy è un rappresentante di strumenti medici. Sta tornando a casa da lavoro dopo un lungo viaggio, dopo diverse ore in macchina, è un po' stanco e ha fame e si ferma presso un autogrill. Mentre mangia a questo fast food, diciamo, vede, guardando fuori dalla vetrata del fast food, vede una donna, questa donna bionda, longilinea. Questa donna entra nel ristorante, si siede davanti a lui e lui le dice: io ti conosco, ti ho vista nei miei sogni. La donna non risponde, ma Roy comincia a sentire una voce all'interno della sua testa, una voce che parla in una lingua sconosciuta, ma che pian piano lui comincerà a capire, riesce a capire quella lingua. È la donna che sta parlando con lui a livello telepatico. La donna gli dice che è vero, era spesso venuta in sogno, gli era spesso apparsa in sogno. Perché? Perché alcuni alieni della Confederazione Galattica avevano scelto Roy come messaggero. La donna si presenta come un'aliena nordica. C'è da dire, non l'ho detto prima, che Roy è del Kentucky. Roy si accorge che è lì e sta parlando mentalmente con questa donna. La cosa lo fa spaventare, lo fa scappare via dal ristorante. Lui non crede che tutto ciò stia avvenendo, gli sembra di vivere un brutto sogno. Quindi si alza, esce dal ristorante, entra nella sua macchina e scappa. Scappa pensando a ciò che era avvenuto, al fatto di parlare con quella donna bionda, ma senza usare la bocca, solamente comunicando mentalmente. Ecco, spaventato, mentre sta guidando veloce per allontanarsi da quel ristorante, si gira e si ritrova la donna seduta accanto a lui. La donna a questo punto gli dice di non spaventarsi, che lei non è lì né per fargli del male né per farlo spaventare. Semplicemente è lì perché lui ha un compito. Lui deve dire agli esseri umani che la Terra è in pericolo per alcuni nostri comportamenti. Roy ovviamente è spaventato, non sa cosa dire. La donna lo tranquillizza, parla con calma, gli dice di chiamarsi Semiase e gli dice che lui realmente deve comunicare agli esseri umani che vi sono dei pericoli imminenti, quali gli armamenti nucleari, il cambiamento climatico e la mancanza di valori che non ci fanno progredire e anzi che mettono a repentaglio la nostra vita su questo pianeta, e che quindi la Confederazione Galattica, gli alieni, sono preoccupati per questi nostri comportamenti, perché la Terra fa parte di un qualcosa di più grosso, non siamo da soli, quindi dobbiamo rispondere in quanto pianeta alla Confederazione, dobbiamo comportarci secondo determinate regole. Roy chiede alla donna se magari non fosse meglio che lei parlasse con qualcuno che abbia più autorità, se andasse a parlare col presidente degli Stati Uniti o parlasse con qualcuno che magari potesse raggiungere più persone, qualcuno più in vista di lui,
che era un semplice rappresentante. E la donna gli dice: no, dovrai essere tu a dire queste cose alle persone, alla gente, perché una persona meno in vista, una persona normale, magari sotto alcuni punti di vista viene più creduta. Roy quindi deve comunicare agli esseri umani che gli alieni sono preoccupati e che hanno inviato una messaggera a comunicare questa preoccupazione. Quindi quello è il suo compito. Ad un certo punto, sempre mentre Roy guida, un oggetto luminoso pulsa davanti sopra la sua auto, spara un raggio e la donna si smaterializza. Quindi la donna che era seduta accanto a lui viene smaterializzata, scompare, e Roy resta da solo in macchina. Ecco, questa è la storia di Roy. C'è da crederci, da non crederci. Effettivamente è una storia particolare, è una storia di contattismo un po' fuori dalle righe, questo comparire e scomparire di questa donna che dà semplicemente questo messaggio. Non sappiamo se Roy abbia continuato ad avere questi contatti e questi dialoghi con Segnase o con altri alieni, però questa è la storia di Roy. Se vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e diteci cosa ne pensate, se conoscevate la storia di Roy. E ci vediamo la settimana prossima con una nuova storia e un nuovo mistero. Un saluto da Salvo.